Chiesa non è mai stata consacrata. E non è mai stata sposata. Perché? Nella data di prevista per la sua consacrazione, l'11 settembre 1598, che doveva essere aperta per il casino del Giubileo del 600, che non avvenne a causa di una pestilenza. E quindi si è rinviato la sua consacrazione, la sua inaugurazione. E non è ancora stata fatta oggi. Però è sempre stato utilizzato come istituzione religiosa. Da sempre. Ha sempre avuto un sacerdote. Sempre. Ma anche prima, quando non era parrocchia, aveva sempre un sacerdote presente, voluto dai vari proprietari che si sono susseguiti nel palazzo Lorani, che metteva a disposizione sia le persone che una parte di spazi che sono quelle due stanze sulla destra, come quelle due regole che ci sono di sotto, no? Che i geni di Fiori, i vecchi di Insernate, andavano a fare spuletta quando non c'era la loro storia. A casa, poi dopo un prete comprò quella casa lì. Questo edificio è un edificio molto bello, perché è stato costruito su disegno dell'allora sovrintendente della fabbrica del Duomo, architetto, allora non c'era il titolo, Mazzenda, commissionato dal signor Francesco Pagnani. Voi vedete l'edificio, se cominciamo a spiegarlo dall'inizio, visto che siamo delle persone, per cominciare a vederlo dobbiamo vedere dall'altare. Lo vediamo, si capisce molto bene la bellezza dell'edificio da qua. Sopra alla vetrata c'è un basso rilievo dove c'è il simbolo della fertilità della terra, una donna appoggiata sotto delle piante, con il Cristo chiaramente con la croce, e le piante da frutta di fianco. Questo è il bello. Che sorregge o comunque che dà bellezza a quel basso rilievo, ci sono due ghirlande di fiori in stucco. In ogni cappello, sopra le colonne, noi abbiamo dei frutti. Non sono dei capitelli puliti, come succede al santuario e tante altre cose. Noi abbiamo il capitello e ci sono dei frutti, degli stucchi di frutto all'interno dei sotto i capitelli. Questo per far vedere che era un qualcosa che aveva a che fare con la fertilità del territorio. E queste sono piccole sottigliezze che soltanto un grande architetto, un grande disegnatore può in qualche modo far fare. Adesso dopo